Buonasera. Allora, buonasera a tutti nell'ambito dello Sciacca Film Fest. Prego, prego. C'è il collega che si occupa delle luci? Immagino che ci sarà. Se può attutire questi proiettori sulle quinte, poco a poco, così io ho piacere di guardare in faccia le persone che sono sedute e non mi pare di parlare alla quarta parete, come si dice in teatro, ma è anche per evitare che io non mi accorga che se ne stanno andando al sonno, quindi in mezzo, con la luce un po' attutita io li vedo in faccia. Quello che si dice, andare giù di nuca, quando uno non ne può più e va giù. Scusa, ti ho interrotto. Prego, prego professore. Allora, il professore Mirabella non ha bisogno, come si dice, è una frase proprio originalissima, non ha bisogno di presentazioni, in realtà però dobbiamo ottemperare per quello che è possibile ai fondamentali, no? Il professore Mirabella è uomo di televisione, uomo di cinema, uomo di teatro, scrittore, giornalista, tutto quello che sappiamo di lui anche per i suoi trascorsi televisivi, peraltro quello... Mi piace che quando si tratta di televisione si dice trascorsi, come la fedina penale. Lui c'ha dei trascorsi televisivi. Professore, guardi che io sono preoccupatissimo di sbagliare stasera. No. Mi hai dato uno spunto notevole. Perché ho studiato molto. Dice una dei trascorsi televisivi. Una volta si diceva dei delinquenti, diciamo dei trascorsi e... Guarda, lui è uomo di cinema, uomo di teatro, uomo di letteratura e dei trascorsi televisivi. Televisivi, sì. Non c'è mai fino al peggio. Il casellario televisivo, diciamo così, per fare. Allora, voglio salutare intanto tutti voi che siete qui, ringraziare Home Relax di Sciacca per l'arredamento, ringraziare anche Sino Caracappa per il privilegio che mi sta dando di avere la possibilità di intervistare il professore Mirabella. Questa è anche una manifestazione che viene ripresa integralmente dalla mia emittente, da Teleradio Montecronio, e ringrazio Michele Torrente per il lavoro che sta facendo. Allora, vorrei cominciare parlando di, così, per sommi capi naturalmente, di questo libro che è edito da Mondadori, Cantami o Maus, con un modo di parafrasare anche l'inizio dell'Odissea. Il mondo di oggi spiegato dagli antichi, ed è interessante, a parte tutto, adesso non lo dico per piaggeria, ma il professore Mirabella parla dei fatti di oggi, di alcuni dei fatti di oggi, e lo fa cercando spunto nel passato, non solo nella mitologia. La mitologia, diciamo, che ha un ruolo preponderante in questo libro, ma ci sono anche molti riferimenti a personaggi della storia che hanno ovviamente detto tanto. Napoleone, mi permetto anche di citare, a parte Alessandro Magno, Totò, che è un po' un mio punto di riferimento, ritengo che sia uno dei più grandi pensatori moderni. E io vorrei cominciare proprio intanto da una primissima considerazione sul libro, proprio sull'esigenza di scrivere questo libro, quali sono gli obiettivi che il professore Mirabella si è prefisso. Ma intanto per accontentare Mondadori, che mi stava d'attorno da parecchio perché io producessi un libro vendibile al di là della ristretta cerchia degli studenti e dei miei studenti e dei professionisti della comunicazione. Quindi Mondadori pensava che, avendo letto un mio saggio molto vecchio su Romeo e Giulietta di Shakespeare, che era comparso una decina di anni fa, 11 anni fa, in una pubblicazione scientifica, pretendeva e ha preteso che io mi destreggiassi nei paradossi che avevo inaugurato con questa mia interpretazione del Romeo e Giulietta, che adesso vi racconto, altrimenti non posso spiegare. Mondadori aveva letto in un mio vecchio libro di 11 anni fa, appunto, un saggio intitolato
Giulietta non aveva il cellulare. Voi sapete tutti la storia di Romeo e Giulietta e quindi non ve la infliggo ulteriormente. È la storia, ve la riassumo per sommi languori erotici. Sono due fanciulli di 13-14 anni che sono rampolli, scontenti e amareggiati di due schiatte, come si direbbe con sinonimie ormai obsolete, di due prosapie. In tempo i preti parlavano così, la prosapia, la schiatta, la famiglia, la razza, quella che per i romani era la gens, o meglio ancora la gens, per pronunciare correttamente. Se ci sono delle professoresse di latino, so che avranno degli orgasmi stasera, perché io restituirò dignità alla loro umile e faticosa opera didattica. Tenterò umilmente da alunno. Questi due ragazzi si innamorano, nonostante le loro due famiglie siano in asperrimo contrasto. Per ragioni araldiche? No, per ragioni di soldi, come sempre, perché i due ceppi, Capoleti e Montecchi, contendono per ragioni di monopoli economici. Queste due schiatte sono storicamente accertate, sono esistite, solamente che sono molto precedenti ai casi raccontati da Shakespeare. Dante stesso nel Purgatorio cita una famiglia Cappelletti Mantovana, i Capoleti di Verona. Questi due fanciulli si innamorano nonostante l'odio dei due dei loro genitori e, come tutti sanno, finiscono a letto insieme già dalla prima volta. Quindi la faccenda di cui parlo è largamente conosciuta dai giovani di oggi, che non ne fanno più scandalo. All'epoca però il matrimonio riparatore era tassativo e questo avvenne nella felicità dei due ragazzi. Però per questioni di beghe familiari, di assassini, di atti di violenza, Romeo è costretto a fuggire, i genitori di Giulietta, all'oscuro del matrimonio già avvenuto, destinano Giulietta a nuove nozze. Queste non possono evidentemente accadere e scogitano i due giovani un tranello. Giulietta beve una pozione che la farà sembrare morta. È una narcosi in realtà, quindi la seppelliranno e se ne la dimenticheranno nel sepolcro dei Capoleti, più o meno dove sono le Arche Scaligere oggi a Verona. Romeo, avvertito, arriverà a nottetempo, trafugherà il finto cadavere e questo risorgerà e loro partiranno felici e contenti per Mantova. Ora, a me sfugge perché due innamorati vogliono andare a Mantova, dove c'è un umido micidiale ed è pieno di zanzare. Ma visto che l'hai fatta, te ne puoi andare a Capri, a Sciacca, a Mantova. Però si accontentarono. Cosa succede? Che quando il frate parte per comunicare a Romeo, che sta a Mantova da profugo, da esule, che Giulietta ha fatto ricorso a questo trucco, il frate viene intercettato dai birri e destinato a curare degli appestati, dunque non può raggiungere Giulietta. Lui, all'oscuro di informazioni, si precipita a Verona per le dicerie sulla morte di Giulietta, che lui crede vera, si precipita verso il cadavere per l'ultimo bacio alla morta, glielo dà, non si sa se per il veleno, si uccide sul corpo di Giulietta. Giulietta si sveglia in tempo per vedere Romeo agonizzante e pone fine con lo stesso coltello o con lo stesso veleno ai suoi giorni. Morale, un funerale per due. Io dicevo agli studenti miei del corso di comunicazione: se Giulietta e Romeo avessero avuto il cellulare, quelli si sarebbero prodigati a comunicare con il linguaggio degli SMS la verità e non sarebbero morti e noi avremmo avuto una tragedia di meno da mettere in repertorio. Scegliete voi quale
delle due circostanze sia la più accessibile. Davanti a questo paradosso, che come vedete trasferisce normative e tematiche tipiche del mondo antico, con l'amore mitizzato, enfatizzato, cantato dai poeti, nell'epoca della modernità si capisce molto meglio che non con un'arida lezione di teoria della comunicazione quanto sia decisiva la velocità della comunicazione nella sua efficacia di informazione. Mondadori pretese che io adattassi questo stilema ad altre circostanze. Mi sono adattato a farlo ed è venuto fuori Cantami o Maus. Il mouse è sì, il topo, quello del computer. È che in realtà si scrive in inglese più o meno approssimativamente come si scriveva la parola musa in greco ionico. Greco ionico, musa, si scriveva più o meno mou, mi, omicron, u, e poi sigma, e poi una epsilon, un'eta finale, adesso non ricordo. Comunque si pronunciava, mia sorella che insegna greco ed è una classicista, mi ha detto probabilmente hai ragione, probabilmente nel dialetto ionico si pronunciava come la pronuncierebbero i baresi, i pugliesi, umaus, banfi per capirci, parla dialetto ionico insomma. Quindi, e allora ho pensato che il maus evocato potesse ben ricordare una delle nove muse o tutte e nove. Scusate, non ho bicchieri. Ah, aveva finito, mi sembrava che fosse. Mi pare che io teatralmente potessi fare una pausa così sbagliata. Mi sembrava strano, professore, guardi, io non mi permettevo. A proposito di fatti strani, c'è una cosa bellissima. No, aspetta, fammi, devo dire un'altra. Allora non aveva finito, professore. Perché in realtà le muse chi erano? Le muse sono di grande attualità, come sapete, accettiamo la versione più corriva e diffusa. Le muse erano nel numero di nove, figlie di Zeus, padrone, padre degli dei, e di una donna che si chiamava Mnemosine. Questa Mnemosine era la protettrice della memoria. Mnemosine, mnemonico diciamo ancora noi nell'italiano corrente, Giove approfittò di questa signorina e la fece sua ripetute volte. Per i suoi poteri divini che a noi non sono conosciuti da noi, riuscì a fecondarla nove volte di seguito. Questo non finiva di fare l'amore che sfornava una figlia. Quindi in pochissimi mesi nacquero nove muse, ognuna delle quali ebbe da Giove l'incarico di occuparsi di un'arte, di una delle arti conosciute. Poesia erotica, poesia storica, poesia epica, tragedia, commedia, musica, danza, no? La danza, la eccetera. Queste muse presiedevano il lavoro degli artisti. Ma perché? C'è una cosa che dovete sapere, che dobbiamo tutti sapere, lo dico con grande umiltà, che le muse conoscevano avevano memoria, attenzione, del passato, del presente e memoria del futuro. Si può avere memoria del futuro? Sì, se si è poeti, artisti, musicisti, si ha memoria del futuro, perché l'arte è, consiste. C'è un verso bellissimo, una citazione di un certo Sallustro, non Sallustio, Sallustro, un pensatore filosofo cinico del III secolo d.C., che a proposito di tutte queste storie dei miti e dei racconti, dice una frase bellissima che io so a memoria e perciò la leggo.
devi sapere che le cose importanti che sai a memoria non le devi mai recitare a memoria, le devi leggere, quella è la volta buona che ti sbagli. Dice: queste cose non avvennero mai, queste cose sono. Parlava delle grandi fiabe dell'antichità, dei miti. E io, che sono curioso, sono andato a rileggere il Carducci di Davanti San Guido. Avete presente i cipressi che da Bolgari alti e schietti vanno a San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti, giovinetti, mi balzarono incontro e mi guatar, ah, bentorni ormai, mormoravano per me col capo chino, perché non ti fermi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Carducci davanti San Guido. A un certo punto, in questa interminabile e stupenda poesia, parentesi, chi giudica Carducci un cattivo poeta è uno scemo, perché dovrebbe leggerlo bene. Da quegli olmi le ninfe usciranno fuori, te ventilando col lor bianco velo, e canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Noi perdoniamo naturalmente questo usciran fuori, che è un pleonasmo palese, come veniale errore poetico, ma glielo perdoniamo a Carducci perché ci dà questa idea straordinaria della persistenza e consistenza degli antichi miti, che basta andare in una selva, affacciarsi sul vostro mare degli dèi. Mare degli dèi lo chiama Gesualdo Bufalino, mare degli dèi lo chiama Tomasi di Lampedusa. Sul vostro mare basta prestare orecchio, dove sono stato io oggi a colazione, a pranzo, questo mare intatto, per sentire il canto delle sirene, che è quello di Cicerone e non quello di Omero, ne parleremo. Perché? Per dimostrare che aveva ragione Sallustro. Queste cose non avvennero, né avvengono, queste cose sono. Professore Mirabella cita le sirene. Grazie. Cita le sirene, ma lui nel libro sfata dei miti, posso dirlo, no? Per esempio, sostiene che, chi l'ha detto che Ulisse fosse stato incantato dal canto delle sirene? In realtà le cose potrebbero essere andate in modo completamente diverso. Si domanda anche Michele Mirabella, ma chi l'ha detto che Giulio Cesare in punto di morte si fosse rivolto a Bruto in quel modo? Potrebbe aver detto anche: ma che state a fare? Il romanesco, professore, ma perché noi, sai, è bello che la tradizione ci abbia tramandato certi archetipi che sono ricchi di immaginazione e di immaginazione si nutrono copiosamente, ma noi diciamolo, proviamo una onesta insofferenza per la retorica. E io bambino, ragazzino che traducevo le storie, quando mi imbattevo in genere di fronte a degli eccessi di retorica, me le appuntavo in un quadernetto nero, non ho perso l'abitudine, per poterle rivedere da grande e dire: ma fammi capire. Insomma, voi immaginate la scena: questi, i congiurati, nel numero di più di una ventina, va bene, alcuni dicono addirittura 33, ognuno una coltellata, ma comunque, secondo la vera storia, non erano più di una ventina, ma diciamo 33 per avallare quello che dicono gli studiosi. Vanno da Cesare, lo vedono, lo accoltellano, quello si piglia 32 coltellate, poi finalmente aspetta Bruto al varco, Bruto gli dà l'ennesima coltellata e lui fa: et tu, Brute, fili mi. E qui uno dice: mo, more. No,
si fa 25 metri arrancando 33 coltellate, sale le scale, guadagna il portico della Basilica, dice dove è la statua di Pompeo, là a sinistra subito dopo, raggiunge la statua di Pompeo, la vede e finalmente dice Capoz morì, un po' troppo, no? Però si sa, il teatro ha bisogno di questo e Shakespeare golosamente accetta questa versione peripatetica dell'agonia di Cesare e la fa sua e tramanda questa morte scritta per il cinema, per il teatro, capito? Pronti, giriamo, motore, Giulio Cesare, a morte di Giulio Cesare, 34 prima, Chuck in campo, Chuck, et tu brute, filimi, però è meraviglioso. Pensate a quello che Shakespeare traduce di questa vicenda, perché Shakespeare a sua volta ha letto le storie, ha letto Plutarco, ha letto Fedone, quindi va e dice, tu dimmi, quando Antonio parla sul cadavere di Cesare, e tu sangue di Cesare sei uscito dalle sue ferite che erano aperte, sguaiate come delle bocche. Sei uscito, ti sei precipitato fuori dal corpo di Cesare per assicurarti che sì, l'arma era di Bruto. E quando lo hai capito, hai rinunciato a tutte. Un'idea straordinaria del sangue che esce, va a vedere chi è che sta uccidendo Cesare e si ritira nella ferita. Valeva la pena di mentire, di fantasticare? Sì, sì, ma la storia è un'altra cosa. E allora mettere insieme la storia vera e l'arte degli scrittori è così il mio umilissimo passatempo. Ma quando lei poco fa diceva la battuta, senti, se mi dai del lei io ti scateno il mio studio legale. Vabbè, sarà dura, ma ci proverò. Senti, mi fa sentire anziano. E ora ho perso il filo però io. No, a proposito, la retorica, grazie. Sì, bravo, è un caro amico. È gentile. A proposito di retorica, sostanzialmente tu dici che ci sono dei santuari che vanno un po' demoliti, posso metterla così. Ecco, poco fa però dicevi qualche insegnante di lettere, di latino, ecco, magari proverà piacere stasera a sentire declamare delle cose. Ecco, non c'è un po' il rischio di una contraddizione da parte tua in questo senso? Perché io sono per sfatare i miti, perché alle volte si è esagerato con i miti. Per esempio mi piace molto il passaggio in cui parli del fascismo. Durante il Mein Kampf Pop, quello che ci è stato tramandato sono i filmati dell'Istituto Luce, e allora le pernacchie non si potevano fare, però insomma magari rileggendo la storia, rivedendo alcuni passaggi, hai voglia, lì Totò o Edoardo soprattutto entrerebbero in campo. Qual è la tua opinione? Guarda, io non, se posso permettermi una veniale correzione, io non sfato i miti, io cerco di capirne la genesi, cerco di spiegarla sommessamente, non pretendo di aver ragione. Suggerisco, possiamo dire che la guardi da un'angolazione diversa? Sì, suggerisco ai lettori la possibilità di poter leggere i miti come sono stati concepiti, come sono nati. Prendi il terribile mito di Diana al bagno. Diana al bagno è come la moglie di Briatore, cioè non vuole essere fotografata, ma allora non ci andate in Sardegna. Cioè, se tu non vuoi essere fotografato, stai, vai alla Porziuncola d'Assisi e ti chiudi in preghiera. Escludo che la signora Briatore possa inclinare per questo genere di occupazioni. Tuttavia, però, se ti fotografano sul pampino mentre allatti, non ti arrabbiare, perché sei ridicola. Fa parte del gioco. Cioè, uno lo sa che quello è il set nautico più celebre del mondo. E che fai? Vai a fare vacanze là? No, se non te vuoi fare fotografare, vai. Detto in romanesco, che fa più paparazzo. Quindi Diana non voleva essere vista nuda per ragioni sue, non di anoressia da nascondere,
anche se si è pentecolato su questo, ma per una sua ragione di una necessità morale. Non le piaceva essere vista nuda, soprattutto dagli uomini. Questo ha scatenato naturalmente varie congetture sulla sua identità sessuale, ma su questo procediamo. Che fai tu? Non ti vuoi far vedere nuda e ti spogli nel bosco? Ora, se c'è un luogo frequentato nell'antichità, era il bosco. C'era di tutto, ninfe, satiri, fauni, nani, biancaneve, qualsiasi cosa all'alberga nel bosco. I nani sono la versione moderna dei fauni. Quindi lei va lì, si fa il bagno, si spoglia, tutte le sue ancelle si mettono canticchiando da una parte, passa a Teone. A Teone è un cacciatore, ha 40 cani, va per cervi. La vede, la intuisce, e che fa? Si mette a spiare, lei se ne accorge e lo trasforma in cervo. I cani pensano che sia la preda e lo sbranano, praticando un contrappasso per analogia inquietante e sanguinoso. Ora dico io, povero Ateone, che colpa ci aveva? È passato, ha visto una bella figliola nuda, che fa? Dice, oddio no, si è messa a guardare. Come direbbe Totò, la donna è mobile, io sono mobiliere, una delle battute più straordinarie del cinema italiano. La donna è mobile, io sono mobiliere, è meravigliosa. Quindi, questo io tento di capire la ragione profonda dei miti e di metterla alla portata di un appassionato, affettuoso ma ironico studio. Tutto qui, come per la nascita di Venere. Sì, la nascita di Venere è straordinaria. Ci arriviamo però, perché a proposito di miti da sfatare, i miti non sono solo quelli dell'Olimpo, ci sono anche quelli di oggi. Pippa, la famosa Pippa. Mi piace quando lei scrive Pippa, è una nota di costume e società, perché il fondoschiena renderà immortale Venere, non certo Pippa. Io inizio il libro proprio con questa parola, Pippa. Generalmente a Roma, quando la dico, la cognata del principe alto, per ragioni di abitudini lessicali regionali, diciamo così. Questa era è tuttora, e non ci fa mancare notizie, assolutamente. Ecco. Gossip. Che ha, come dire, una caratteristica che la farà passare alla storia. Ognuno passa alla storia per quello che può. Lei ha un grandissimo culo, fisico, nel senso di enfatizzazione della parola bello. Io avrei voluto dire in un altro modo, ma in tutte le presentazioni del libro mi sono sforzato di trovare un sinonimo più elegante. Giuro, non c'è, perché lato B è da chiamare la polizia. Cioè, se uno dice lato B, chiama la polizia. Sedere è un verbo, non si può chiamare. Deretano? Andiamo. Glutei è plurale. E allora sono andato a vedere sul vocabolario, perché io ho di questi passatempi, e ho preso un vocabolario vecchissimo, dalla fine dell'Ottocento. La pudicizia d'antan e obbligava il lessicografo a scrivere culo, non poteva non scrivere, e lui fondo del sacco. Come fondo del sacco? Base del bicchiere, ma come no? E poi alla fine pudico deretano, singolare maschi. Ora, poi finalmente i vocabolari più scafati dicono la verità, e siccome questa mia ricerca risale alla scuola media, ora voi dovete avere il coraggio di dirmi qual è stata la prima parola che avete cercato sul vocabolario che vi è stato regalato alla prima media in Novissimo Palazzi. Non avete cercato angelo, fiordaliso, avete cercato le parolacce, come tutti i ragazzi, perché quella è una forma di emancipazione, come dire, è l'iniziazione. Allora, Pippa ha questa caratteristica, e mi ha fatto venire in mente che da ragazzi c'era una canzone che furoreggiava, che già quando ero ragazzo io era vecchia, che suonava così, che mele,
che mele, e alludevano evidentemente a quella parte lì. E la signorina in questione ha fatto uso delle sue mele come la dea della discordia usò la mela per mettere contro le dee una contro l'altra in una inesauribile quanto vessatoria questione di primato, di bellezza. Vinse, come tutti sanno, Venere, perché promise al giudice della vertenza, che era in quel caso Paride, l'amore della donna più bella del mondo, che come tutti sanno era Elena di Troia, in Atridi, in Menelao. Anzi, a proposito, Menelao le mani, come questo sì. Fu un suggerimento che mi dette Renzo Arco, dice: guarda, senta me, quando pubblichi il libro, io cercavo un titolo e andavamo a cena, eccetera, eccetera, e ognuno diceva la sua. E Renzo disse: senta me, io il libro non l'ho letto, ma da come me lo racconti, secondo me, se lo chiami Menelao le mani, è perfetto. Renzo è un grande autore di titoli. Tu pensi che quando Luciano... Anticipiamo la parte su Arbore, che mi interessa molto. Beh, facciamo questa deviazione. Naturalmente quando... Arbore e Mirabella, non... è importante. Noi facciamo delle mascalzonate insieme. Allora, quando Luciano De Crescenzo finì di scrivere la storia della filosofia greca prima di Socrate, dei presocratici, insomma, in una delle numerose allora cene che facevamo a casa dell'Allaurito, si aprì il dibattito sul titolo da dare a questo libro. Ma come lo possiamo chiamare? E devo dire che nessuno ebbe un'idea bella. A parte Renzo, che disse: senta me, Luciano, chiamalo Salutama Socrate. Fu un'idea geniale, venne l'applauso, ma Mondadori non volle accettare questa idea, e fu un errore, perché sarebbe stato un grande titolo per un libro di filosofia, Salutama Socrate, non è mai stato accettato. Però noi siamo dei mascalzoni e quindi questa cosa non passò inosservata. E... Apriamo e chiudiamo per ora la parentesi Arbore, perché torniamo a Venere. C'è un... Il libro è delizioso veramente, c'è la scena della... che sembra proprio di vederla, dello studente di semiotica all'esame gli chiedono fa l'antefatto. L'antefatto è questo: come voi sapete, si parla della Puglia qui, io sono pugliese, ognuno è di dove può. E lì c'è... grazie. Benché il mio cognome riempia due pagine di elenco di telefono di Palermo e di Catania, continuo a ostinarmi a dire di essere pugliese. Allora, se voi vedete sul libro che acquisterete lì al banchetto della Mondadori, sulla copertina è effigiata, per volere di Mondadori, la Venere del Botticelli al secolo, Simonetta Cattaneo, amante di Iulo de' Medici. Vabbè, questi sono pettegolezzi che vi risparmio. La donna era bellissima. Ma quello che ci interessa è che quella icona, quella sì che è un'icona, da un punto di vista filosofico è la consustanziazione, il farsi sostanza pittorica del neoplatonismo. E su questo mi fermo e non andiamo avanti, non fa niente, è bellissima. E io spiegavo agli studenti di semiotica delle arti che insegnavo allora, di guardate, questo segno della donna bellissima che avanza, portata a galla da navigando su un guscio di conchiglia, su una conchiglia, non su un guscio, su una conchiglia, mi fece venire in mente Zanella, la conchiglia fossile, eccetera, su questa conchiglia, simbolo della perfezione, e lì ci sarebbe da andare avanti con tutte le afferenze simboliche che vi trascuro, questa bellissima donna nuda, intatta, perfetta, serena, in un mare calmo, appena arricciato dal turbamento sottile di uno zefiro,
questa donna con i capelli al vento appena leggero, che si alza soltanto come innamorato di lei, questa donna guarda con i suoi occhi azzurri qualcosa che vede, serena, olimpica, platonica, distaccata, bellissima. Cosa sta guardando, dissi io? Immaginate una soggettiva. Se voi doveste staccare la camera, girare, mettere la cinepresa al punto di vista di Venere, cosa vede Venere che la rende così serena? E io azzardai, ragazzi, quella donna è una donna del Rinascimento, sta guardando la città dell'uomo. E la città dell'uomo non è più la De Civitate Infernali, la Babilonia celeste, non è più, non è il Medioevo, cupo, intransigente e vessatorio. Quella è la città dell'uomo che sta per produrre, che sta per dare origine, come il sorriso di Milton nel Paradiso Perduto, capito? Quindi una donna serena che guarda, Stefano Laurana, ecco, la città ideale di Stefano Laurana, o quella rappresentata da Piero della Francesca, insomma questo. Quindi su questa conchiglia, simbolo della... Ricordate, con la conchiglia si va a San Giacomo di Campostela, Tutto questo pasticcio per spiegare la nascita di Venere. All'esame si presenta, se ne presentano in tanti di questi, ma comunque in questo caso uno che aveva evidentemente pochissimo a che fare con la disciplina che avevo impartito e stava azzardando l'esame, insomma, si capiva a volo. E io gli dissi, ma lei si orienta? Beh sì, fece lui, bene. Allora, una domanda semplice, io facevo sempre quella. Mi parli della nascita di Venere del Botticelli? Su, coraggio. Professore, in questo momento, ma su, andiamo, la donna. Quella sulla cozza. A quella sulla cozza ho rinunciato. Detto, non è tutto sto neoplatonismo è finita. Però poi lei fa una dissertazione tra la bellezza e la cozza per come viene intesa. Ecco, io questo non ho mai capito, se qualcuno di voi mi può aiutare a contrastare. Perché la donna poco bella ci dice che è una cozza? Non si è mai capito. Eppure, dalle mie parti soprattutto, ma vedo anche oggi a pranzo, le cose, c'è anche qui una bella tradizione. È una bella tradizione gastronomica, non si capisce. A Mazara c'è un ristorante che si chiama Il Cozzaro. A Bari c'è un ristorante che si chiama Il Cozzaro Nero. Sì. Cioè non si sono fatti mancare niente. Poi c'è stata la cozza pelosa, ma quella è dell'attualità. Servono per fare il bagno. Ecco professore, tu a un certo punto parli della nudità, naturalmente dal punto di vista artistico, ecco, non vogliamo solleticare pruriti di un certo tipo. La nudità oggi è diventata normalità. Un tempo c'erano 12 ballerine, 12, 24 gambe, 24 a teatro. E la nudità lì era una cosa straordinaria, tant'è vero che insomma gli avventori andavano e insomma gli ormoni lì facevano il loro corso. C'è una battuta bellissima dell'attrice, famosissima attrice teatrale Paola Borboni, però gliel'affido naturalmente, l'affido a Michele Mirabella perché è veramente indicativa rispetto alla fase in cui il nudo aveva un valore di un certo tipo. L'aneddoto è semplicissimo, io ho conosciuto Paola, ho avuto la fortuna di frequentarla, non ho lavorato con lei ma l'ho conosciuta e io ricordo che lei mi raccontò che una volta, giovane e piuttosto avvenente, sia capitato un attore altrettanto giovane e avvenente abbia bussato al camerino e lei ha detto un attimo sono ancora vestita, quindi generalmente si dice un attimo sono svestita, e invece Paola aveva il coraggio di certi atteggiamenti. Guarda, il nudo non è sconcio se... Ma che sta succedendo? Stiamo
se ne è caduto lo sponsor. Non è, credo che non sia un difetto. No, è che io mi smuovo. Stefano, cosa è successo? Niente. Poi ce lo dici. No, mi muovo a disagio. Allora, è che se uno non... Insomma, Roland Barthes diceva che lo spogliarello, lo striptease, i miti d'oggi, c'è questo bellissimo saggio sullo striptease, la donna nuda è vestita del suo movimento, se non danzasse sarebbe oscena, non sarebbe nuda, sarebbe svestita, e c'è una bella differenza tra nudo e svestito, penso io. E un'altra cosa che veste il corpo nudo è la danza, e la terza cosa che veste è la musica. Per cui la nudità non è niente di obscenum, anzi, obsceno vuol dire fuori dalla scena. Scusami, tu dici dobbiamo rimproverare la TV moderna di averci privato della preziosità del nudo. Eh sì. Trovo che sia indicativo rispetto al perché tuo pensiero. Perché quelle seminude non sanno né ballare, né muoversi, né vestirsi, né spogliarsi. Sono delle passanti, capito? Eder Parisi, per Eder era ininfluente che fosse nudo o vestita, se ci pensi. Perché nel suo genere, che io non amo, ma il suo genere, era una grande ballerina, capito? Quel tipo di professionismo non c'è più, e non c'è da parecchio, non c'è dalla televisione commerciale. Sai che cosa che ha rovinato veramente il nudo in televisione? E ne ha rovinato, erano maturi tempi perché finalmente potesse diventare un'arte, e invece qualcuno ha dato uno spintone all'arte e ha inventato drive-in, con tutto il disastro morale, culturale, politico e sociale che ne è scaturito. Quello è stato quel colpo d'anca che ha scansato il faticoso cammino verso il nudo come arte, quando è arrivata la tetta, ecco. Che già chiamata così a me fa senso. Lì è finito, e quindi ce ne vorrà per riprenderci, però non dispero, perché bisogna recuperare. Sai cosa? Ti scandalizzerò moltissimo. Bisogna recuperare il pudore, non il moralismo, il pudore. Cioè, pudore è una parola bellissima, ha una etimologia alta e solenne. Non c'è pudore, e se non c'è pudore non c'è neanche spudoratezza. Quindi manca anche la tensione estetica, la tensione morale, la tensione culturale, la tensione anche artistica. Non c'è il pudore. E il pudore non è una brutta cosa. Il comune senso del pudore sì. Il comune che non esiste, ma il pudore non è una brutta cosa. Io lo rimpiango un po', io ho pudore, nessuno di noi adesso si alzerebbe in piedi e si spoglierebbe per mostrare le mutande, perché? Perché abbiamo pudore. Ecco, questo andrebbe, questo senso, questo clima andrebbe esportato anche dai mezzi di comunicazione di massa, che invece sono spudorati e quindi, anzi, non hanno proprio il pudore. Ma questo è un discorso che rischia di diventare malinconico. Si dice che spesso uno pensa che era meglio prima, forse perché era più giovane, quindi... Questo è un classico. Pensare che prima sia stato tutto meglio dipende per la era maggior... bello perché uno aveva meno anni sul groppone. Però l'idea del pudore mi piace molto. Io tento di emanciparmi da questo genere di malinconie e di repesciaggi. Io non ho, francamente, lo devo ammettere, so essere, come dire, autodisciplinarmi in questo tipo di convenienza e inconvenienza, cioè dire laudator temporis acti, tempi antichi, perché io avevo 20 anni. No, c'erano delle volgarità terribili anche allora, c'era violenza anche allora, c'era cattivo gusto anche allora. Ecco, pensa, a 20 anni, quindi parecchi decenni fa, io non
non avrei potuto neanche lontanamente sognare un posto così bello come questo. Non si facevano allora, non c'era la mentalità, non si pensava, la cura del territorio non era una sensibilità diffusa, non c'era la sensibilità ambientale che invece oggi comincia a nascere, capito? Oggi ti incazzi se vedi le brutture dei cementifici degli anni 50, 60, 70, 80. Sì. Quindi non è che il pudore si deve associare soltanto, diciamo, all'immagine del come nudo. Dicevo prima col presidente del Consiglio Comunale, che è giovane, politico, io non so neanche di quale partito sia e non lo voglio sapere. Ma noi abbiamo passato 300-400 anni di barbarie per quello che riguarda l'ambiente, di barbarie. Ma possibile che oggi mi importa una chiesa meravigliosa come il Purgatorio? Stanno per restaurarla. Il teatro è ancora incompiuto, glielo ricordo. No, visto che sto qua. Però si stanno lavorando, visto che c'è un cantiere, mi fa piacere. Ora, perché dico io, siamo arrivati al 2012, quelli non sono guasti di 30 anni fa. Quelli sono guasti di 400 anni fa, quindi per 400 anni noi abbiamo avuto delle classi dirigenti terribili che non hanno guardato per quello che riguarda l'ambiente, quindi c'è poco da essere laudato al tempo di Sacchi, c'è poco da fare, ma non riguarda solo Sciacca, ma il mio paese, Abitonto, abbiamo dovuto aspettare il 2001, i fondi europei per portare un tesoro archeologico del quale si conosceva l'esistenza e non c'erano i soldi per tirarlo fuori. Quindi chi è che ha fatto questi guasti? Chi è che ha lasciato andare nella più turpe e aberrante delle rovine un capolavoro come la chiesa del Purgatorio? 30 anni fa? No. 40? No. 500, 400 anni. Ecco che quindi io, quando vedo un posto come questo, dico, beh, io a 20 anni me lo potevo solo sognare. Adesso i ragazzi vengono e le sere d'estate si vede il cinema, si sentono le chiacchiere mie, purtroppo. Ma hai visto anche quanta gente che c'è stasera per... Eh sì, è molto bello vedervi, onestamente. È venuta per Michele Mirabelli. Sì, vabbè. Sì, sì. Viene qui perché c'è la civiltà della riunione. Bravo, dell'incontro. La civiltà della riunione è bellissima. C'è la civiltà dell'incontro. Due ultimi passaggi sul libro, poi vorrei intrattenermi per pochi altri minuti. Ma chiude il ristorante, qua. Devi sapere che io mi misto. Basta che telefoniamo al ristorante, gli diciamo arriva Peppe Nappa, stai tranquillo che resta aperto per tutta la notte. Siamo, saremo un 500, prenotiamo. Ora, devi sapere che con Gasman ci mettiamo d'accordo. Alla domanda, ma perché fate questo mestiere? La risposta è per andare a cena dopo. questo è quello che ci piace. Elisir. Ma divertire è un termine, se lo prendi sul piano etimologico. No, te lo chiedo per questo, sì, naturalmente, ma te lo chiedo per questo motivo. Hai fatto diventare la medicina in televisione un evento da, come si chiama, da prime time, no? Ecco, è stata un po' una scommessa, una volta queste erano rubriche del telegiornale, Luciano Onder, no? Ecco, poi le cose sono cambiate, il pubblico in studio, un po' spettacolarizzato. Mi domando, questo meccanismo, che tra l'altro ha riscosso notevole successo, è divertente dal tuo punto di vista? È interessante. Noi siamo partiti da una considerazione. Che io, vabbè, sono passati anche 17 anni da quando è cominciato, quindi 17 anni di successi. E ti hanno dato la laurea in farmacia? Sì. Questa è bellissima. Il professore Mirabelli è farmacista, honoris causa. Sì, ma non temete, non ho alcuna intenzione di aprire una farmacia. No, tutto partì da una considerazione culturale che ho condiviso con degli amici, con i collaboratori, con delle persone che hanno creduto in questa trasmissione, tra cui una donna siciliana di Palermo, che è una buona capostruttura di Rai 3.
noi partiamo dalla considerazione che il corpo è il nuovo territorio da esplorare. Vedi, nel 1800 non si sapeva un accidente dell'infinitamente piccolo. Nel 1937, 38, 39, 40, 41, 42, 43 si moriva di tubercolosi. Si moriva. Nel 44 il Napoli milionari, appunto Edoardo, poteva dire vamo a comprare la penicillina, non l'ha già trovata, che hai trovato? Ho trovato un emetico per gravidanza, dagli quello. Ma sentiamo la parola penicillina, sai che significava? Che non si moriva più di sifilide, che è stata la strage dei giovani in Europa. Non si moriva più di polmonite. Come mai siamo arrivati al 45 senza sapere niente o pochissimo di questo infinitamente piccolo che sono le muffe? Le muffe. Ecco, il corpo delle isole del pancreas, che non ricordo bene come si chiamino, se c'è un medico presente me lo ricorderà, Langemann, delle isole del pancreas si è saputo qualcosa da poco, ma abbiamo scoperto prima l'Australia. Cioè il corpo è diventato il nuovo territorio di conoscenza. Grazie a Michele Mirabella, grazie. Non ci aspetta Michele. Allora io voglio ringraziare pubblicamente Michele per, intanto per questa splendida serata che ci ha offerto, ma personalmente per lo splendido pomeriggio che mi hai offerto. Abbiamo avuto un momento di convivio, così siamo passati. Mi ha raccontato del suo viaggio americano, però con leggerezza, ma mi ha dato tanti spunti di riflessione che sto elaborando, caro Michele, molto, molto, molto interessante. Volevo anche ringraziare pubblicamente Ornella Giusto che ci ha fatto un po' da gancio e quindi ci ha dato la possibilità di contattare Michele ed è stata una bella, bellissima scelta da questo festival. Volevo invitare il Presidente del Consiglio Comunale a nome della città per fare omaggio a Michele di un nostro piatto di ceramica e magari immortaliamo questo momento. Ecco. Benvenuto nella nostra città, la ringrazio personalmente, abbiamo avuto poc'anzi modo anche di parlare amabilmente, credo che questa sera abbiamo vissuto un evento, probabilmente forse il più importante evento dell'estate saccenza. È stato meraviglioso e piacevolissimo ascoltarla, questo bellissimo connubio fra il passato, il mondo antico e le cose dei nostri giorni. Questo è un piatto di ceramica, frutto del nostro artigianato, i nostri maestri ceramisti. Sciacca conta qualcosa come 40 botteghe di maestri ceramisti. Questo è un prodotto del nostro artigianato locale. Grazie veramente. Grazie a tutti. Ornella Giusto è stata la innescatrice di questa amicizia che è nata con questa vostra bellissima, bellissima città. Quando riaprirete il teatro mi invitate. Dai, sai cos'è? Io sono come una zecca. Io le telefono tutti i giorni da dove. Questa è una location molto più bella del teatro Samonache. Sì, teatro Samonache. Sì, questa cosa egizia, va bene. Io me la tengo con. Ma purché sia un teatro dentro, non importa se somiglia a un faraone. Però ormai c'è, godiamocelo.
ma questa struttura è magnifica, veramente complimenti a chiunque, a tutti voi, a tutti i cittadini di Sciacca che l'hanno evidentemente voluta protetta e la devono tenere com'è, intatta. Grazie al collega e amico che mi ha voluto favorire in questa serata. Mi dispiace di aver fatto così tardi, ma così com'è, la serata è mite. Siete tutti invitati a cena dal Consiglio Comunale, tutti e 500.